Incidenti, polemiche, scontri, minacce e ricorsi non impediranno al fine la disputa della finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, in programma domenica prossima al Santiago Bernabéu di Madrid. Per ragioni di sicurezza la decisione è irreversibile, ha annunciato il presidente della Federazione Calcistica Sudamericana, Leandro Dominguez, la cui presa di posizione è arrivata nonostante il River abbia manifestato disaccordo circa la decisione di spostare la partita in Spagna. Il Boca è stato salutato da una grande folla che ha accompagnato il pullman della squadra verso l'aeroporto. I tifosi partiranno per partecipare all'evento, non per scontrarsi, dice un supporter del Boca. Per quanto ne sappiamo, la polizia vigilerà in modo efficace. Oggi abbiamo incontrato il capo della polizia qui a Madrid per capire come muoversi in caso di festeggiamenti o di parata dalla zona dello stadio in cui noi saremo posizionati. Questa partita doveva essere disputata nel nostro continente, aggiunge un altro tifoso, ma a quanto pare non sono stati in grado di organizzarla. Penso sia ingiusto per i sostenitori del River giocare qui solo perché 10 persone hanno creato disordini. Il fischio d'inizio per la finalissima di Copa Libertadores è previsto per le 16:30.